La mia storia inizia poco più di 2 anni fa, quando in seguito ad un ricovero ospedaliero per un intervento chirurgico di routine, quindi di ricostruzione del legamento crociato anteriore, subisco questo intervento chirurgico, in seguito al quale diverse complicanze post-operatorie mi costringono ad un ricovero continuativo di 28 giorni. Durante questi 28 giorni subisco 4 interventi chirurgici, quindi 3 in artroscopia e un altro di suturazione, così di bloccaggio di un capillare che era stato accidentalmente reciso, quindi mi procurava emorragia interna, e quindi sono costretto ad essere presente in sala operatoria per ben 4 volte nell'arco di 18 giorni e vengo messo ad un certo punto in una sorta di isolamento, perché a causa prima di una tromboflebite, ma soprattutto dopo di un'artrite settica, rischio fortemente la vita. Ad un certo punto i medici sono costretti ad effettuare una trasfusione di sangue con grande urgenza, perché avevo i valori dell'emoglobina a 5.6. Si temeva fortemente per la mia vita. Improvvisamente, non so bene come, anzi in parte lo so, mi riprendo e riesco, ripeto, dopo 28 giorni di ricovero, ad uscire dall'ospedale. E una volta uscito dall'ospedale, comunque sono costretto almeno per 10-15 giorni a casa in condizioni assolutamente precarie e debilitato, perché ancora sottoposto a delle cure fortissime a base di antibiotici. Terminata la cura a base di antibiotici, dopo che durante il periodo di ricovero ospedaliero ho passato 15 giorni con le flebo inserite nel braccio 24 ore su 24, inizio la fase di riabilitazione motoria dell'arto e da quel punto inizia la mia vera e propria rinascita. E da un punto di vista fisico, perché il fatto di potermi rimuovere nuovamente mi dà una grandissima energia, e dal punto di vista mentale, emotivo, spirituale, perché in seguito a quel ricovero e a tutta quella serie di farmaci che mi erano stati somministrati, decido di disintossicarmi, tra virgolette, e vengo a conoscenza degli straordinari benefici di una dieta vegana. Quindi inizio questo mio percorso con una breve fase di transizione vegetariana, dopodiché decido di eliminare completamente tutti i cibi di origine animale. Inizialmente lo faccio con lo scopo preciso di tutelare la mia salute, sono onesto, non ero mosso assolutamente da una motivazione etica che ignoravo completamente. Entrato nel mondo dell'alimentazione a base vegetale, dell'alimentazione vegana, inizio a conoscere anche tutti i risvolti legati all'aspetto etico e morale. Quindi faccio un po' il classico switch, il classico collegamento, e da quel momento in poi la mia scelta oggi è prettamente basata su motivazioni etiche e morali. Tornando alla mia storia dal punto di vista fisico, perché qui vesto i panni del personal trainer, una volta riacquisita la possibilità di riallenarmi, chiaramente ho beneficiato di tutta la mia competenza e professionalità, quindi mi sono autoseguito e nel giro di poco tempo, devo dire, ho ottenuto dei miglioramenti incredibili sull'arto operato, che premetto, nonostante sia stato operato 4 volte, alla 4ª operazione è stato necessario togliere completamente il neolegamento, i mezzi di sintesi, quindi io oggi non ho il legamento crociato anteriore. E nonostante questo, diciamo che ho ripreso una ottima capacità funzionale dell'arto operato. L'aspetto miracoloso, tra virgolette, che comunque mi preme sottolineare, che ha fatto sì che io venissi a conoscenza dell'alimentazione vegana, è che
dopo anni e anni di corsi, di testi, di informazioni, di esami e quant'altro, io ero sicurissimo e convintissimo che senza le famosissime, famigerate proteine nobili la muscolatura non si potesse sviluppare, non potesse crescere. Ebbene, su me stesso ho sperimentato che la muscolatura cresce lo stesso, anche escludendo completamente dalla mia alimentazione ogni cibo di origine animale. Quello che ho scoperto leggendo, informandomi e testandolo su me stesso è che il nostro organismo ha bisogno di aminoacidi, non di proteine nobili o meno nobili, ma gli aminoacidi completamente presenti in tutti i cibi di origine vegetale. Ed è grazie anche a questo tipo di alimentazione che io ho riacquistato circa 9 kg di peso. Per oltre 40 anni ho vissuto con la convinzione che i cibi di origine animale contenessero queste proteine nobili essenziali per la crescita e lo sviluppo muscolare, fondamentali per chi è atleta e quindi chi svolge attività sportiva. Ebbene, sulla mia pelle ho scoperto che è uno dei tanti falsi miti che ruotano intorno all'alimentazione. L'unica cosa che serve veramente a livello alimentare sono gli aminoacidi, contenuti, come dicevo, in tutti gli alimenti di origine vegetale, ma soprattutto lo star bene, la struttura muscolare si costruisce con l'allenamento, con tanto impegno, con determinazione, con competenza e con professionalità. Ecco, io credo che gli elementi base siano essenzialmente questi e non c'è assolutamente bisogno di nutrirsi di cibo che ha avuto gli occhi, ha respirato, è stato imprigionato ed ha sofferto. I'm going to go to the hospital.